let's go melting. Bella ragazzi, oggi siamo con questo nuovo video. Dobbiamo fare la sfida degli incontri principali. Ragazzi, tanto ho 27.000 crediti, ci danno un pochetto, mi sembra da 15.000, quindi un budget massimo 15k. Ok, bella rosa attiva. Non questa rosa, questo vero. Hai capito? Dal mio club. 1.000 crediti ragazzi, comprato a 1.000. È già dell'Inter, sto facendo la sfida, se non avete capito, del Milan-Inter. Anzi, quello del derby di Milano sto facendo, ragazzi. Mi sto maledetto terzino sinistro. Mettiamo Cristian Ansaldi. Sì, lo vedete destro, lo metterò subito a sinistra. Vediamo come poi terzino destro chi c'è, ragazzi. Cerca sul mercato. Vediamo, ragazzi, uno che costi poco e che sia su 70 qualcosa di valutazione. Voglio massimo di 1.000 crediti, ragazzi, di terzini. No dai, questo me lo vedo dopo. La vediamo ai centrocampisti. Sempre della serie A, logicamente. Logicamente non prenderò mai questi, ma prenderò Magnanelli. Non qua, ma qua. Vabbè che sarebbe stato uguale, però. Un altro centrocampista che ci serve è invece Cigarini. Con il centrocampista. E poi... più intesa così? No. Sì, 10, no, no, dice 10. E come cazzo ho fatto a farlo salire? Ah no, perché lui è un Cigarini. Ok, beh, stranamente sono riuscito a far salire Magnanelli a 10. Poi vediamo un attimo gli attaccanti della Serie A che ne ho. No, come gli attaccanti della Serie A, però non ho esterni. Quindi mi servono. Lo metto Muriel, ragazzi. Metto Muriel perché ho già Silvestri della Samp, quindi mi fa ancora più intesa. E mi devo andare, mi serve un giocatore del Milan che metto Sosa, non me ne frega. Metto Sosa, non lo posso mettere Sosa. Oh sì, metto Sosa, non vale un cacchio, ma lo prendo un trequartista. Così ho anche quello del Milan. Poi io mi devo vedere... Prima di tutto rari 2, quindi li ho messi i rari. Poi tutti i giocatori della Serie A, situazione minima 76, intesa 95. Vabbè, giocatori 11. Quindi ci dobbiamo vedere un terzino destro, un difensore centrale e una S barra S. Andiamo a vedere qua. Allora, terzini destri di massimo 1.000 crediti. Visto che giocatori li avevo. Non ce ne sono a 1.000. Quindi mettiamo 1.200. Non ci saranno. Questo mi sa che me lo devo fare per forza a 1.500. 1.300. 1.400, 1.500 per forza, raga. 1.400. Mi sa per forza. Ragazzi, vi porto lo squad building degli incontri principali oggi. Ok, 1.500, però prendiamoci, magari, basta, un giocatore di un po' di valutazione, visto che dobbiamo fare almeno un 77. Via il mio club, ok, poi dobbiamo farci anche un terzino destro, ragazzi. E un difensore centrale, ragazzi, un difensore centrale, vediamo se ci sta a 1.000 crediti. Oro, ragazzi, oro. No, che cacchio sei andato? Me li ha tolti tutti, allora. Oro, difensore centrale della Serie A, 1.000 crediti, vediamo se c'è, dimmi di sì. Ok, c'è Danilo, 850 crediti, però credo che c'è anche di meglio. Credo che ce ne siano anche più bassi, tipo Paletta, 800, vedi? Sì, Paletta è il migliore, 800 Paletta... Vediamo se c'è altra. Astori 9,50 mi alza la valutazione, raga. Astori 9,50 perché non mi va sinceramente di usare coso.
Sì, dai, uso Story 950 che così almeno, vabbè, avete capito. Poi una S e una D, ragazzi. Mancano una S e un AD, che qua, raga, so cazzi. Perché gli S e gli AD costano. AD, mille crediti non ci saranno mai. Certo. Che ne so, mettiamo 3000, boh, coincidono, deve essere a 3000. E va, a caso ce ne sono anche a 1500. 1400, BBNI. 1400 più basso? 1400 più basso? Vabbè, per 1500 mi prendo Callejon. Mi alza la valutazione, come? No, dai, per 1500 mi prendo José María Callejon. 1500. Ok, AD preso del mio club. Ora infine una S. Ragazzi, se non sculo mi incazzo. Se non sculo, almeno non dico di sculare proprio chissà che cosa, ma un qualcosa di decente almeno. Dico niente, ragazzi, dobbiamo avere sempre per qualcuno di basso di crediti, tipo che ne so, se qua sono tutti di 2000, tipo 1900, 1800, tanto per risparmiare qualcosa, dai. No, gli alici proprio no. Aspetta, ma andiamo a inserire un attimo quelli là di prima. Dove sono gli incontri principali? Incontri principali. Questa qui. Mettiamo il terzaino destro. TD. Inseriamo il TD. Poi cerchiamoci il DC. Inseriamo il DC. Aspettate un attimo. Chi avevo preso? Astori avevo preso. Che è meglio di Acerbi, anche perché gli ho messo il coso. Poi ci prendiamo Johanna Yahon e lo metamos. No, perché a T sto premendo a D. Johanna Yahon, che è forte, ma è più forte. Io c'ho Salah. Quindi qua minimo 76 ci siamo, quindi posso prendermi anche un 76 forse. Dai, vabbè, dai, possiamo prendere pure gli Alic. Possiamo prendere pure il Jalic, le Jalic. Qua mettiamo un prezzo massimo appunto di 1500, vedere se ci sono. Non ce ne sono 1500, mettiamo 1800 massimo. 1800 massimo e basta. 1800, diciamo 1700 Gomez. Perfetto, ragazzi. Per questa squadra avevo 27.620 crediti. Ne ho spesi esattamente. Ne ho speso esattamente, ragazzi, 6.500 crediti. Che cazzo dico? 6.600 crediti, ragazzi, per questa. Per un pacchetto che ne vale 15.000. Quindi, ragazzi, sono andato bene. Ho speso 6.600 crediti più o meno, giù di lì. Per un pacchetto, mi sembra da 15.000. Non ne ho idea. No, perché ancora Dio ho messo. O altrimenti, ragazzi, mi chiedo un centrocampista e ne metto uno a caso, ma che se ne frega. Ok, Gomez dell'Atalanta. Ok, ragazzi, noi invieremo ora questa squadra. Vero? Un pacchetto giocatori oro premium. Va bene. Tutti i titolari non ne ho usati, ho dato solo Sosa. E ora, ragazzi. Cerchiamo di prendere qualcosa. Ragazzi, cerchiamo di sculare. Mamma mia, ragazzi. Pronti? Attenzione, eh. Apriamo. No, no! Alonso! Xabi Alonso! Ah, pure storia, l'ho recuperato. Saul, Felipe Anderson! Mamma mia, ragazzi! Mamma mia! Ragazzi, sti qua potrebbero valere. Soprattutto Jones. Mamma mia, raga. Allora, vediamo Xavi Alonso quanto vale. Forse, ho sparato una cazzata, eh. No, beh, bello. Bello, bello. 3000, 3003. No, dai, 3000, 3003. Sì, lo metto in vendita così me lo vendo subito e rifaccio i crediti. 3000.
3004, dai. Tanto prima o poi li vendo, raga. 3000-3004 in vendita. A Astoria l'ho comprato a 9,50, quindi lo metto 9,50 9,50 1000. Poi beer, sto qui, fatemi vedere. Fatemi vedere quanto vale. Oggi che se sorta la taglio, beh, dai. Scannatevi. Ragazzi, sti qua li metto tutti nel mercato, tranne lui. Ragazzi, lui li mette, gli altri li metto tutti così. Lui, secondo me, vale qualcosa. E infatti, lui, ragazzi, li vale qualcosa. Lo metto 1500 di asta almeno. Lo metto, ragazzi, sto qui, lo metto a 1500 di asta e 1700 di compra ora, dai. Forse, ragazzi, ci guadagno con sto coso. Tu non ti conosco, non penso che varrai nulla. Non penso che varrai nulla, e invece sei non va in cacchio. Ok, dai, ti metto a 500. 500, 900, dai, così tanto per venderti. Non ti userò mai. Tu forse vali qualcosina. Sei del Manchester United, adesso sei inglese, dai. No, ho trovato l'unico del Manchester United che non vale niente, raga. Vale 700 crediti, mamma mia, se va bene 700 crediti. Dai. 800, 700, mamma mia, raga, che vi devo dire. E ora qua arriva Filipe Anderson. Raga, Filipe Anderson. Ma stiamo parlando proprio di lui. Cioè, infatti, raga, ve l'ho detto, io l'ho detto. Ho detto che Filipe Anderson vale. Infatti non mi ero sbagliato per sto pacchetto, non mi ero proprio sbagliato. Non mi ero sbagliato, ragazzi. Lo provo a mettere tanto per venderlo a 2700. 3000. Mamma mia, raga, mamma mia. Tu chi sei? Tu che fortunatamente sei? Non vale niente. Ti metto vendita così a te. Tanto per venderti. Anche a te. No, tu vali un porco, tu sei un porco, sembri Pogba. Ti scambio per Pogba a te. Dai, 500 crediti almeno ti vendo. Se ti vendo a 500. 500, 650. Proviamoci. Sto qui, lo metto così. Oh, raga, speriamo di venderlo perché... E speriamo di venderli sti qui, sto qui lo mando al club. Ragazzi, dai, penso che sia andato bene. Ah no, questo era un pacchetto. Era un pacchetto da 25.000. Cioè, no, ragazzi, io ho speso 6.600 crediti per un pacchetto da 25.000. Ma voi mi prendete in giro? Cioè, io ho speso così tanto per un pacchetto che costava così. Cioè, ho speso così poco per un pacchetto che costava così tanto. Ma mi va benissimo, ragazzi. Ma mi va benissimo. Mi va benissimo, ragazzi. Bella lì. Bella.